Dura fu la lotta per garantire la sopravvivenza dell'Italia nella catastrofe a cui l'aveva condotta il fascismo. Ci aiutarono soldati di altri paesi, divenuti amici e solidi alleati. Tanti di essi sono sepolti in Italia. A questa lotta si aggiunse una consapevolezza. La crisi suprema del Paese esigeva un momento risolutivo per una nuova idea di comunità dopo il fallimento della precedente. Si trattava di trasfondere nello Stato l'anima autentica della nazione, di dar vita a una nuova Italia. Impegno e promessa realizzate in quei 75 anni di Costituzione repubblicana. Una Repubblica fondata sulla Costituzione, figlia della lotta antifascista. Le Costituzioni nascono in momenti straordinari della vita di una comunità, sulla base dei valori che questi momenti esprimono e che ne ispirano i principi. Le repubbliche partigiane, le zone libere, nelle loro determinazioni e nel loro operare, furono anticipatrici della nostra Costituzione. E dalla Resistenza che viene la scelta a compiere scelte definitive per la stabilità delle libertà del popolo italiano e del sistema democratico, rigettando le ambiguità che avevano consentito lo stravolgimento dello Statuto Albertino operato con il fascismo.